Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo settimo episodio dell'Elimination Nuzlocke a Pokémon Rosso Fuoco. Signori miei, con questa musichetta inquietante vi annuncio che nella scorsa votazione è stato eliminato Kaskoff. Al suo posto però nel team sono entrati Suocera, come avevo già preannunciato, e Blur, che è a livello 31 e che non si evolverà mai, perché ora che troverò una pietra lunare sarà finito il gioco. In ogni caso, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace prima di iniziare con questo episodio e un commento rispondendo alla domanda del giorno. Detto ciò, possiamo iniziare subito. Allora, cosa faremo in questo episodio? La mia idea sarebbe quella di affrontare quest'oggi la palestra, mentre nel prossimo di fare il rifugio Rocket e la torre di Lavandonia. Spero di farcela. Mentre il percorso a sud di Lavandonia stessa non saprei quando fa, giustamente iniziamoli bene sti episodi, no? Dai, Radicalbero, però dovresti... Proprio una suocera, proprio fastidiosa nel vero senso della parola. Cristo, questa muore subito, io non ci crederò mai, uccidilo, ok. Cioè, già mi stai facendo sclerare come un cane, parliamoci. Comunque, buon Santo Stefano, signori miei, perché questo video uscirà di lunedì. E quindi a Santo Stefano, spero che abbiate passato un bel Natale. E nulla, io non so giustamente come passerò il mio, perché comunque è ancora la vigilia. Però, dai, spero che vi sia andato tutto bene, insomma. Sentret nel frattempo, il classico Pokémon di Yoto, perfetto, giù anche lui. Meteor Pugno nel frattempo al posto di Rusare. Se vedete che Blur è di un livello in più, è semplicemente per il fatto che non mi sono accorto che dovevo smettere di allenarlo. Sono andato avanti per inerzia e è salito di un altro livello. Davanti Ilix, io taglio ce l'ho, non ancora, però lo voglio avere, aspettate. Ce l'aveva, prendo un attimo Kaskoff, giusto un secondo solo per taglio, per fare la cattura. Per il momento di riserve ho loro due, che schifo. Tra l'altro, ragazzi, un'altra cosa che voglio dirvi, mi stava scappando un rutto, è che non prenderò Livi di Azzurropoli. Questo perché non sarà randomizzato, o meglio, lo prenderò. Nel caso non fosse randomizzato, non conterà come cattura e ne potrò fare un'altra da Azzurropoli in futuro, perché c'è una pozza d'acqua dove si può... quante belle le bacche! Torkoal! Non è malaccio Torkoal, mi piace, è un bel Pokémon secondo me. Scintilla, ok, perfetto, non l'abbiamo seccato. Quante Pokéball ho? 6. Ce la farò? Non lo so, sì che ce la faccio. Preso Torkoal, perfetto, non saprei come chiamarlo. Lo chiamo Muten perché è una tartaruga. Sto soprannome e ci sta, a differenza di Suocera che... Muten, perfetto, dai, non è malaccio come soprannome, c'è di peggio. Allora, prendiamo gli strumenti, una polve energia. Un repellente max, ah esatto, a proposito, mi è venuto in mente. Mi avete fatto notare che nello scorso episodio ho saltato la cattura nel percorso ancora prima di quello del monte, cioè nel percorso prima di quello, prima del monte roccioso. Quello dopo Celestopoli, potevo dirlo prima. E per il momento, ragazzi, la salto come cattura perché non ho volo, non ho voglia di tornare indietro. Anche perché comunque abbiamo tre... riserve, cioè un po' cancerogene a parte Torkoal, però le abbiamo. E però farò la cattura nel caso mi serviranno, e soprattutto quando mi serviranno dei Pokémon in più. Stesso discorso varrà probabilmente con tutte le zone di acque che salterò, quindi quella di Azzurropoli nel caso Eevee non fosse randomizzato, ma penso che sia così. Oppure altre zone di acqua che non mi vengono in mente in questo momento. Forse a Celestopoli ce n'è qualcuno. Da Aranciopoli ho mandato tutto a puttane. Forse a Celestopoli ce n'è qualcuna. Nel caso andrò lì con Surf e provvederò. Io ovviamente tra tutte le cose che ho mi manca giustamente la... l'antiscottatura. Figuriamoci, te pareva. Che sbattito, torna indietro. Siamo già a 4 minuti e io dovrei battere la palestra. Cioè, oddio, in teoria dovrei farcela. Però se ci muoviamo è anche meglio. Anche perché tecnicamente c'è anche la cattura nel percorso, diciamo, a sinistra di... Ho detto Celestopoli prima, volevo dire Azzurropoli. C'è anche il percorso a sinistra, dicevo, di Azzurropoli, che, insomma, è anche quella una cattura... Cioè io perché mi stupisco poi alla fine? Cioè non dovrei stupirmi, ormai so che va così. No, perché devi fallire Megacorno? Uccidilo.
Ti prego. Ok, perfetto. Ci siamo capiti, Lady Bird. Ole. Per intenderci, comunque, il percorso è quello dove si trova. Dove si trovava Dodo, insomma. Fenfi, attenzione, morirà giovane. Switcha, switcha. Questo è la volta buona che mi cri. Perché ho mandato lui? C'ho i grilli nel cervello. Sto impazzendo. Cioè, qualcuno mi spieghi perché ho mandato lui. Non lo so neanch'io. Vabbè, colpo di fa. Meryl, no. Caro mio. A parte il fatto che ho miscliccato, ma. Gentilmente, vogliamo morire? Ok, perfetto. Sono stato abbastanza chiaro. Magby, a casa anche lui? No, invece regge. No, però sei paralizzato, godo come un cane. Livello 31 per Ilix, vuole imparare. Schizzo. Perfetto, io. Beh, evitiamo sconcerie di ogni genere. Visto che siamo in periodo natalizio, dobbiamo essere puri e casti, Charmeleon. Non lo so, ero Asoio. Ok, perfetto, direi che è andato bene. Diglett preso dalla grotta che abbiamo visto due episodi fa a casa. Orsi, stesso discorso, è stato un piacere. Ma anche Mizega, raga, questo qua è OP proprio, mi dicono dalla regia. Bello sto lanciafiamme che mi ha tolto 4 PS, no, sul serio. E poi Pidgeotto, giustamente, ciao, è stato bello. Cioè, in realtà no, però vabbè. Vai, Miao è molto carino, avrai sicuramente Miao, proprio, guarda, eccolo lì, Miao. Dito quasi a casa, adesso muore, signorine, perché giustamente Delibird, tra l'altro non so se mi seguite su Instagram, nel caso saprete sicuramente che ho trovato un Delibird Shiny nello scambio prodigioso. Delibird Shiny che probabilmente apparteneva a qualche contest di Natale di qualche youtuber americano, perché essendo un Delibird Shiny durante il periodo natalizio e si chiamava Merry Christmas, insomma qualche dubbio mi è venuto. Comunque siamo a 7 minuti e siamo ancora al centro Pokémon di Lavandonia. No, questo è davvero un dato sconcertante, proprio epico finito male. Mettiamo avanti Luke. Vieni qua, caro centauro, sconfiggimi tutto. Kingler, colpo di fango ti fa male, eh? Proprio. No, cancerogeno. Allora, tossina. Tra l'altro, alla prima occasione vorrei togliergli destino obbligato perché, cioè, è proprio quel tipo di mossa premonitrice di sfiga che nessuno vorrebbe mai avere. Nel frattempo, livello 31 per Luke, Lilip, ma ci manca solo Lady Bird per salire. E allora direi che un Megacorn, sì, la dislessia può accompagnare solo nel frattempo. Perché, eccolo qua, perché c'è il motociclista, questo qua è palesemente William di può accompagnare solo. Ma guarda, non è che c'è molto da combattere con uno stile di Creepy Stories così, come vedi qua. C'è uno stile di Persian del genere. Può accompagnare solo. Già, le citazioni di YouTube, quelle belle. Ora però direi. Fermi tutti. Questa è da scrivere nei libri di storia. Torch contro Luke. Torch contro Luke. Questa andrà sui libri di storia tra 300 anni, sta battaglia. Battaglia di Azio. Battaglia di... mi sfugge il nome. Come si chiama? Annaggia lei. La battaglia di... mi sfugge! Quella di Carro Martello. Fermò. Gli arabi a... sto cadendo su una cazzata del genere, ma soprattutto perché? Perché sto pensando a cose del genere? Io devo shottare i Pokémon. Vabbè, in sostanza, sui libri di storia la vedremo insieme a tutte le battaglie più famose della storia. Allora, frustrazione, ma ti frustro la sorella, se permetti. Ti frustro. Bello. Allora. Ci siamo capiti. Tiranitar. Io in teoria avrei idropompa. Allora, fermi. Fatemi vedere un attimo le mosse dei Pokémon. Proviamo Radicalbero con Suocera, raga. Vediamo se va a buon segno. Sì, a buon fine, a buon segno. Cosa ho detto? Oddio. Mamma mia, signor mio. Che lingua. Che dizione. Che qualità. Lasciate un mi piace. Non lo so. Tra l'altro, visto che la serie sta andando abbastanza bene anche a livello di mi piace, la cosa mi fa davvero contento. Purtroppo lo scorso episodio non è andato bene in feed, mi hanno detto, ma ho visto che si è ripreso. E quindi ottimo, Corphish nel frattempo, tuono shock e si torna all'inferno. Onda caldo, ok, perfetto. Ce la stiamo cavando decisamente bene, va detto. Io la bici ce l'ho, perché se ce l'ho io quasi quasi sapete che c'è, che la segno, no?
e la metto. Ok, perfetto. Guardate che bellezza. Cioè, in realtà no, la bici di prima gen, cioè non di prima gen, di terza gen sul rosso fuoco è abbastanza cancerogena. Me la ricordavo un po' meglio. Più che altro è lenta. Tipo quella. Io sono abituato a quella su Smeraldo. Che porca troia, prendevi e arrivavi dall'altra parte del globo. Cazzo, prendevi la. Mettevi la bici in Italia e eri in California. Ok, ragazzi, qua c'è un'altra cattura da fare, suppongo. Mettiamo davanti un Pokémon che non abbia mosse troppo forti. Quindi. Direi che Blur con Smog potrebbe fare la sua porca figura. Cattura. Fortress, vabbè, cioè non è che fa schifo, per carità, ci mancherebbe. Però è quel classico Pokémon Staller che mi fa salire il nazismo a 360 gradi. Vabbè, tiriamogli sta Pokéball. Speriamo che entri almeno, perché altrimenti se non entra sto coso mi sono giocato così la cattura. Bravo, schiantati con calcio in volo. Ok, preso. Fortress. Io ce l'avrei il soprannome ignorante, però poi mi stuprate. C'è Fortress. Vabbè, non ho voglia di perdere tempo. Fortress. È nuovo Kaskoff, signori miei, io ve lo dico. Ok, va nel box 1, spero che ci rimanga fino alla fine dei suoi giorni. Eccoci qua da Zurropoli. Spero che non siate morti dopo questo soprannome, mi farebbe molto piacere. Hashtag vivo nei commenti se siete sopravvissuti. Ok, perfetto, allora, non so perché sono andato a parlare col PC, sinceramente non me lo chiedete. Andiamo ragazzi a controllare Eevee. Io sono abbastanza convinto che non sia randomizzato. Nel caso non fosse randomizzato lo libero, perché preferisco fare le catture randomizzate, insomma. Ho ottenuto. Oddio! Non ci credo! Ma cosa? Ma non ci credo. Come lo chiamo io un Giraci? Boh, sapete che a me è sempre puzzato tanto di fantagenitore, quindi lo chiamo Cosmo, che è anche un soprannome carino. Ma non ci credo! Ma non ci credo, Giraci! O Giraki, non lo so, pronunciatelo come vi pare, probabilmente lo pronuncerò in 10 modi. Ho tirato un calcio al sacchetto di patatine vuoto sotto la scrivania, qua è tutto a posto, sì. Vi giuro che ero straconvinto che non fosse randomizzato e poi cosa mi trovo? Un leggendario, no vabbè, tanta roba. Andiamolo a vedere subito, livello 25 mosse. Il cancro. Allora, per ora lo lascio nel box, fatemi sapere se lo volete in squadra, nel caso chi togliere. Anche se per ora devo dire che sto team mi sta davvero piacendo, quindi sarei davvero in difficoltà se dovessi scegliere. Comunque, allora, io avrei bisogno innanzitutto di una pietra lunare che non troverò mai. Però, a livello di pozioni, come siamo messi? Perché io di iper, le iper le ho finite, giusto? Quindi io farei un saltino veloce al centro commerciale, ragazzi. Prenderei le pozioni che non ci sono. Mannaggia no, che è quasi Natale, tratteniamoci. Vabbè, ho preso le antiscottature nel frattempo. Prima di affrontare la palestra, però bestemmia. Non facciamo scherzi, che poi devo sclerare in 10 lingue. Allora, prendiamoci Kaskoff, anche perché... Oh, cazzo. No, allora, facciamo una cosa. Insegniamo taglio a qualcuno, perché per andare alla palestra abbiamo bisogno di... Abbiamo bisogno di taglio. Che è sempre stata una delle cose più insopportabili di sti giochi. Allora, togliamogli Smog, che tanto non lo utilizzeremo mai, neanche se dovesse caderci il mondo addosso. Facciamo la cattura e poi andiamo ad affrontare la palestra. Ora, qua c'erano anche degli allenatori. Vediamo un po' qui chi ci capita. Perché? Perché fa tutto schifo? Fa tutto schifo! Fa tutto schifo! Fa tutto schifo! E non ci entra neanche. Pensa a te. Ecco, manco a dirlo. Jigglypuff, come lo posso chiamare? Cura l'attenzione di me, grazie. Ok, perfetto. Canta. Lui canta. Non lo so. Canta, ti fa addormentare. Una cosa che canta e che ti fa addormentare. Cosa c'è che canta e che ti fa addormentare? Maschia poi, ma si può un Jigglypuff maschia? Ma non lo so.
Cioè lui canta, capito? Lui canta, no? Canta e ti fa addormentare. Non lo so, ci sarà mai un cantante che canta e ti fa addormentare? Non penso. Lo chiamo. Questo è per te. Lui sa tutto. Lui sa tutto, lui coglierà. Pink Ball. Spero che anche questo rimanga nel box a vita. Che bello Zangus. Oddio, sapete che non me lo ricordavo per nulla così? Con gli artigli viola. Spettacolare, devo ammettere. Aia, questo... No, mi sono attaccato da solo. Pensa a te se uno può essere più ritardato di così. Mi sono attaccato da solo. Rocciotomba, aia. Ossomerang, reggile di Bird. Ok, perfetto. Ok, in teoria dovresti andare a casa, giusto? Sì, perfetto. Oddio, sono ancora sconvolto dal soprannome che ho cacciato fuori. Allora, qua se non sbaglio si può ottenere volo, che ci servirà assolutamente per girare un po' le regioni, in particolare per andare a Biancavilla, ci serve per forza. Quando dovremo andare a Biancavilla, ossia poi, cioè, più che altro non è che dovremo andare particolarmente a Biancavilla, più che altro dovremo utilizzarla come, fra virgolette, porto. Per andare invece verso l'isola Cannella. Le isole... Isola Cannella o isole Cannella? Isola Cannella, sì, che dubbi. Ok, possiamo proseguire. Siamo a 17 minuti circa e affrontiamo la palestra. Sperando che il video non venga di 20 anni, ma in teoria non dovrebbe essere così perché non penso che sta palestra sia eccessivamente lunga. Typhlosion nel frattempo. Osso clava anche su di lui. Tentenna, che culo. Che culo allucinante, livello 32 per Blur, perfetto. Sarebbe figo affrontare la capopalestra con i Pokémon tutti al 32. Però mi accorgo solo adesso che ne ho solo tipo 2 al livello 32, quindi non ce la farò mai. Hashtag RIP, proprio. Botto in testa. C'è proprio quel genere di mamma che sta sempre sulle strade. Proprio, cioè, non so se sei presente. Muori! Si può che mi devono addormentare così. Che ingrati. Meteor Pugno fallisce, giustamente, perché... Perché suocera... Guarda! Cazzo! Fish, vai tu! Mega... Dai! Su, forza, sveglia! Ci sono le gocciole! Stanno facendo tutti schifo i miei Pokémon! Muori, muori, devi morire... Non so neanche, mi sa che aveva l'abilità, come si chiama, non mi viene per ora, fuoco ardore, ok, mi devo calmare, muori, perfetto, ci siamo, con calma, svegliamo i Pokémon, bestemmiamo mentalmente e possiamo proseguire, le mie super pozioni, grazie. Olè, possiamo proseguire davvero stavolta. Ok, io li affronto tutti gli allenatori, ragazzi, perché voglio completare il gioco, sapete com'è? Meteor Pugno, mi aumento pure l'attacco, perfetto, ma tanto adesso ti switcho. RIP, tipo, mai una gioia. Se aumenta l'attacco, lo switcha. Best Poké Trainer EU, proprio. Olè, perfetto. Allora, mettiamo via suocera, proprio la chiudiamo nel ripostiglio, come giusto che sia. Ok, ci mancano tre allenatori... Pater, Filiet, Spiritus Sanctus, che in teoria non è così, ma non vado in chiesa dal 96 avanti Cristo. Zangus, terremoto di nuovo a casa. Oh Gesù bambino, muori, perfetto. Ho invocato colui che nascerà domani e che per voi invece è nato da un giorno, tipo. Allora, mettiamo davanti Fish, perfetto. Dai che siamo quasi arrivati al capo palestra. Su, siamo quasi a 20 minuti. Non sottovalutare il potere femminile, ci mancherebbe altro, guarda. Wow, proprio la potenza devastante, mi dicono. Come le teorie. Mi hai fatto siccità e mo... Megacorno. Calmamente, mo vai a casa diretto. No, perché ho fatto pugno spine? Sono un tardo mentale proprio. Megacorno, dovresti andare giù. Figa di gallo. Muori! Ok, ce l'abbiamo fatta. Poi figa di gallo, il gallo è solo maschio, vabbè raga, sto letteralmente sbroccando. Luke, vai al tuo momento, no, cioè ti stupro io però. No, cosa ho fatto? Me la son chiamata. Sdoppiatore quanto ti fa? Ok, perfetto. Ok, perfetto, sdoppiatore ti manda a casa, sì, togliamo Luke subito.
che, me la so, che gliel'ho chiamata tantissimo. Rimettiamo Lady Bird. Tra l'altro adesso dovrebbe esserci un calcio rotante sulle gengive. Hanno tutti danza di piume. Tutti. Cos'è sta storia? Cosa mi son perso? Tu in teoria non dovresti avere esplosioni, cose varie, no? Cioè sei randomizzato. Però il terremoto è giustamente perché non sia mai. Tra l'altro mi togli mezzo PS forse, se va bene. Muori! Devi morire! Porca di quella puttana Eva, oh Cristo Dio. Che mi sta salendo veramente l'anticlero. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo arrivati con i Pokémon tutti al 32 comunque, solo per farvi notare. Allora, ci manchi tu. Con bello, sai, ai ai. Ciao, è stato un pia. Falliscono tutti. Ok. Vai, forza, è il tuo momento. E poi dopo questo video ne devo registrare un altro. Con quale forza psicologica, ferro scudo? Mi vogliono. Mi voglio. Grazie. Come ne hai un altro? Una oh Gesù, muori! Via! Va di retro, Satana! E non lo so, gli esorcismo, tutto quanto, muori, ti prego. Grazie. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dopo tanto penare, ce l'abbiamo fatta. Allora, io di... No, solo le I... No, neanche le I, però. Ok, utilizzo queste cose qua, frega cazzi se sono a mare, ve le cuccate. Quanto voglio bene i miei Pokémon. Signori miei, prima della battaglia però, drinkata. Perfetto, si può proseguire. Allora, Erika, cara mia, a noi due. Preparatevi per la bestia imitazione. Ciao, che tempo magnifico, vero? Si sta benissimo. Accidenti, devo essermi addormentata. Accomodati. Mi chiamo Erika, sono il capopalestra di Azzurropoli. Studio l'arte delle composizioni floreali. I miei Pokémon sono di tipo erba. Oh scusa, non avevo capito che volevi sfidarmi. Come desideri, ma io non perderò. Datemi il Nobel, datemi sto cazzo di Nobel gentilmente. E poi c'è Gloom, perché ovviamente deve essere randomizzata bene. Meteor Pugno. Ci ho quasi aperto il culo. Ti ho aperto il culo. Bailiff, cos'è sta cosa ladra? Cos'è sto complottismo contro di me? Nidorino. Luke, vai tu, è il tuo momento. Signori miei, voglio gentilmente un Nobel per quell'imitazione di prima. Nel frattempo, cioè, proprio non hai visto l'esistenza, non hai visto. Conterrà sicuramente gigassorbimento, ma questa battuta è ormai troppo vecchia. Ah, però. Extra rapido mi interessa. È una buona stab per Luke, raga. Io gliela insegno e gli tolgo destino obbligato. È una buona stab nel caso non dovesse essere disponibile sdoppiatore per motivi vari, ossia mancano i PP oppure lo uso e muore. Insomma, ce ne sono tanti di possibili stravolgimenti, ecco. Ah, facciamo una cosa. Prendiamo, già che ci sono, usa il vadanaio. Dov'è usa il vadanaio? Non mi ricordo più dove sta usa il vadanaio. Usa il vadanaio, eccolo qua, perfetto. Dal tipo che si è tipo rovinato. Ok, allora, qua è il luogo dove avrei dovuto fare la cattura, ma avendo trovato Jirachi ed essendo Eevee randomizzato, ce lo teniamo buono. Che altro, ragazzi? Penso che l'episodio di oggi possa dichiararsi concluso. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che sarà, come al solito, qua sotto nella sidebar. E passate ai social che saranno in descrizione. E io faccio la flip bottle così vado in tendenza. Non ha funzionato. Noi ci becchiamo in un prossimo video.